non abbiamo più lacrime da piangere, insomma, perché sta un colpo veramente grosso. Suo fratello come sta? Mio fratello l'ho sentito anche 10 minuti fa, lui sembra tranquillo, però dentro di lui, cioè quando si gira è solo a casa, non... Comunque cerchiamo di dargli forza, di consolarlo, cioè in qualche maniera, rabbia sicuramente sì. Però delle volte, parlo personalmente, faccio dei pensieri, dico ma sta ragazza, cioè, non sono capace di capacitarmi di dire ma cosa come vive, come si comporta, i parenti, cioè, i familiari suoi, diciamo, ma nessuno sa più niente, cioè, va tutto a silenziarsi. Aspettiamo gli eventi, aspettiamo cosa che succede. Non è che colpendo lei adesso risorge tutto, però è un minimo di come si dice, piccole soddisfazioni, di dire almeno l'hanno punita, cioè ha sbagliato, e giustamente uno che sbaglia bisogna che sia anche punito. Avete il timore che potrebbe non essere così, invece che potrebbe non essere punita? Dai, è la giustizia, insomma, bisogna anche ascoltarla qualche volta, dai, non è che sempre che buttiamo sempre fango sulla giustizia, qualche volta bisogna anche crederci. Lei, signore, da dove arriva? Io da Casale sul Sile. Addirittura dal Trevigiano ha voluto essere qui oggi. Lei conosceva una delle... Chi conosce? Tutti e tre conoscevo. Conosco anche il papà della signora. È stato una botta tremenda, perché mettersi nei panni di chi è sopravvissuto è una cosa che non si può descrivere. Siamo sentiti di partecipare, onestamente, è una decisione che avevamo preso all'ultimo momento, avevamo finito di cenare, mi è passato così. Troppo grande la tragedia, per cui non si poteva rimanere così indifferenti, insomma. Non riesco a parlare, mi vengono i brividi solo al pensiero, mi passano alla mente tutte le cose belle che abbiamo vissuto assieme, che abbiamo passato. Com'era Marco? Fantastico. Era sempre sorridente, sempre, non era mai arrabbiato con nessuno.